Benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Andalusia tra cultura, tapas e sangria. Siamo a Siviglia. Oggi andremo un po' alla scoperta di Siviglia. Siviglia è flamenco, Siviglia è tapas, Siviglia è Andalusia. Se uno vuole assaporare la quintessenza dell'Andalusia bisogna venire qui a Siviglia. C'è veramente tanto da scoprire e noi lo scopriremo. Qui staremo 4 giorni. Siamo a Plaza del Salvador, qui a Siviglia. Dietro di me è il Banco di Spagna. Si intravede una delle la torre della cattedrale. È veramente una piazza veramente bella. Allora, ora è adornata con queste cupole natalizie. Molti palazzi importanti ci stanno delle file perché ogni palazzo è adibito per dei presepi, per i Belen. Da Plaza del Salvador si accede all'Avenida della Constitución. Guardate quanto è grande sta via qua. Inizia con questo palazzo decorato che è veramente stupendo. Siviglia è una cittadina che non fa tanti abitanti, sono poco più di 500.000, mentre tutto l'Interland sono circa 1.500.000, ma è comunque la quarta città di Spagna. Di origine comunque iberico-punica, ha subito anche lei delle colonizzazioni da parte dei Mori, dei Goti, da parte dei Romani, e quindi ha subito delle influenze che oggi l'hanno resa questa città fantastica che è. Passa pure il tram in mezzo a questa via qua. Tutta questa gente dietro me in fila è tutta in fila per comprare i biglietti della Lotteria Nazionale. Tutti sperano comunque di cambiare la propria vita. Oh, credo che siamo arrivati dall'Avenida de Constitución, siamo arrivati alla Basilica. La cattedrale di Siviglia è veramente una delle più importanti cattedrali della Chiesa Cattolica in Spagna. Pensate che è grande, forse la terza al mondo, mi pare, adesso non sono sicuro, però dovrebbe essere una delle cattedrali più grandi del mondo, dopo San Pietro. Ce ne sono altre, però questa comunque è tra le prime in vetta alla classifica. Siamo in uno degli ingressi laterali della cattedrale e già si intravedono gli stili gotici e rinascimentali che si uniscono. Guardate sto portone qua, che meraviglia! Wow! Che lavoro! Mamma mia!
oggi è l'8 di dicembre, quindi è festa e probabilmente l'ingresso è pure gratuito. La cattedrale è stata costruita sopra i resti di una moschea. È formata a tre navate e addirittura i soffitti nella parte maggiore arrivano a 57 metri, una roba pazzesca. Molto probabilmente l'ingresso si paga, però noi abbiamo visto una parte della zona gratuita, carina, molto bella, imponente. Adesso proviamo ad andare dalla parte della piazza, che qua c'è tutto il mercato, quindi anche lì. La mia fortuna, io non posso farvi ammirare l'altare di questa splendida cattedrale, la cattedrale più importante di tutta la Spagna. Oggi è aperto solo per le celebrazioni della festività dell'8 di dicembre, quindi solamente i residenti possono accedere e noi purtroppo no. Forse domani mattina, vediamo se abbiamo del tempo e ci saranno tutti i turisti qua, che ci sarà una fila, dicono, lunghissima, perché non essendo potuti entrare oggi, tutti i gruppi si ammasseranno domani mattina. Vabbè, però comunque vediamo ora cosa possiamo fare. Siamo qua nella piazza accanto. Questa è Piazza del Trionfo, della piazza subito accanto proprio a una delle navate della cattedrale. Molto carina, comunque veramente, Siviglia è una bella storia. Tra la cattedrale e Piazza del Trionfo ci sta l'Alcazar. Quando fu costruita sui resti di un'antica moschea, ormai distrutta, l'unica parte che è rimasta della moschea è la Giralda, ovvero la torre con oggi il campanile. La Giralda era il minaretto della moschea, da cui proveniva i canti alla mattina e durante la giornata, i cinque canti di preghiera, la chiamata alla preghiera. Muazzin dal minareto intonava e richiamava alla preghiera i musulmani. Si può accedere, quindi ovviamente si può salire su e ammirare anche Siviglia dall'alto, quasi quasi, visto che non possiamo entrare, forse andiamo a fare un giro dentro. Questa è una cattedrale che è stata iniziata a costruire nel 1100. Ci sono voluti ben 400 anni per completarla. Io non riesco neanche a inquadrarla tutta all'obiettivo. Questa Giralda, questa torre, ha praticamente 107 metri d'altezza. È imponente, veramente. Arriva la pioggia! Venuto giù il finimondo di acqua. Wow. Alla fine abbiamo deciso di fare un giro dentro la Giralda perché è arrivato il mondo di acqua. Adesso stiamo salendo. La cosa particolare di questa torre è che, essendo un ex minareto, non esistono scalini, ma si sale tramite 34 rampe che portano su con questi scivole, praticamente tra una rampa e l'altra. Muezzin poteva salire dalla torre a bordo del suo cavallo, in modo comunque di evitare fare sia la fatica di arrivare fino a su, ma anche impiegare minor tempo. La cosa particolare di questa torre è che è alta, come vi ho detto, 107 metri, è posizionata a 7 metri sul livello del mare e ha una base di 13 metri e mezzo per lato. Si può accedere per la visita fino all'altezza di 70 metri,
quindi quasi in cima, e bisogna percorrere queste 34 rampe. Però bene o male non sono scalini, quindi si fa anche meno fatica del solito, no? Vale? Sempre una salita però da fare. Salendo ci sono le varie finestre che danno sulla chiesa, sulla cattedrale, sulla piazza, quindi man mano che si va su si riesce anche a poter godere degli scorci comunque della città. Siamo sulla torre, ma siamo in mezzo a una bufera. Mamma mia ragazzi, quant'acqua che sta venendo giù, pazzesco. Anche se piove si può vedere qua tutta la città di Siviglia, nei quattro lati della torre, si vedono tutti quanti i lati delle vedute della città di Siviglia. Vedo che qui gli hotel hanno un sacco di piscine sul tetto, infatti ne conto almeno 3 o 4 solo qua sotto. Svettano tutti i campanili delle varie chiese distribuite per la città. È un peccato che oggi ci siamo beccati questo tempaccio qua, ma è tutto sapanato. Non c'ho il vento che mi muove i capelli, ma guarda, cioè, in mezzo alla tempesta sulla Giralda. E voi l'avete mai fatta la Giralda in mezzo alla tempesta? Porca paletta ragazzi. Wow! La Giralda in mezzo alla tempesta! Quindi, come vi dicevo, dalle rampe, venendo su, ci sono queste finestre dove si può ammirare comunque la cattedrale dall'alto. Peccato che noi furbi abbiamo detto andiamo sulla Giralda che magari siamo riparati. Cavolo, abbiamo preso più acqua che giù. Scendendo sempre in queste finestre della torre si può comunque ammirare le varie facciate e i cortili interni della cattedrale. Quindi la visita alla torre vale veramente la pena. Quando non piove c'è il sole magari. Perché su tra il vento e l'acqua è una bufera. Armati di ombrello, scesi dalla torre, si può passeggiare in mezzo a questo aranceto. Il giardino degli aranci della cattedrale di Siviglia, che meraviglia! Alberi di aranci, si intravede la Giralda. Questo ingresso con il rosone della cattedrale, bellissimo. Alla fine
riesco a tenere la videocamera, coso infilando l'ombrello qua, tanta roba. Comunque, con la Giralda e il Rosoni, lo stile gotico rinascimentale barocca di questa cattedrale, vi saluto. Eh? Rinascimentale, barocco e gotico e neogotico pure dentro, c'è tutto, io ho studiato. Adesso proseguiremo la nostra giornata, nel frattempo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se va, visto che mi sono preso tutta quest'acqua, commentate, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao! Like. Aia!